Monte Kailash. La nostra storia inizia con una visione gerarchica del rapporto tra uomo e natura, dove la natura ha ovviamente la parte predominante e l'uomo ne è un ammiratore incantato della sua maestosità. E il Monte Kailash è una montagna sacra, è il centro della spiritualità tibetana e in qualche modo rappresenta appunto il concetto di superiorità della natura rispetto all'uomo, perché poi è una montagna che non viene scalata, ma i suoi ammiratori, i suoi devoti la raggiungono in pellegrinaggio e camminando nei sentieri che la circondano. Fondamentale è lo spirito esplorativo, teso sempre alla ricerca dell'ignoto e dei segreti celati dalla natura. Monte Kailash per noi rappresenta un sentiero che abbiamo iniziato a percorrere tanti anni fa. Come ogni realtà piccola, è fatta di tanti sacrifici, di tanta passione, di costanza, di difesa negli anni da logiche opportunistiche e di profitto, che ci hanno visto anno per anno rinforzare sempre i nostri legami. A noi piace definirci come una comunità. Comunità è quel qualcosa che ti fa anteporre il destino del gruppo al proprio. Il nostro percorso inizia nel 2011, inizialmente come gruppo escursionistico, per poi un anno dopo dedicarci anche all'attività speleologica. Quello che vi presentiamo oggi è una bellezza del territorio tiburtino, una grotta che è presente su Monte Rivoli, chiamata Voragine di Monte Spaccato. La voragine di Monte Spaccato si presenta come una spaccatura sul fianco della montagna, spaccatura larga una trentina di metri, profonda fino a 90 nel punto più basso. È una spaccatura orizzontale, quindi per grandi tratti si scende in appoggio con i piedi e non si è in verticale completa. E dall'altro versante ovviamente si può ammirare la bellezza del panorama che dà su Roma e qui sulla sinistra la parte dei castelli romani. Questa è la nostra idea di Presepe 2020, allestito sul fondo di una grotta, considerando che 2000 anni fa Nostro Signore nasceva all'interno di una grotta, quindi ci sembrava opportuno allestirlo qui, nella grotta sul fondo della voragine di Monte Spaccato. 2000 anni fa nasceva in Palestina Nostro Signore ed è capace che in quegli stessi giorni c'erano dei cittadini romani che proprio in questa grotta scavavano dell'alabastro. Collegandomi al discorso di Emanuele, che faceva riferimento alla nascita
di Gesù 2000 anni fa in Palestina, e qui vicino a Roma si cavavano l'alabastro, proprio qui, a Tivoli, a Colle Ripoli. Allora, questo punto della grotta, proprio ci trovo sul fondo della grotta, a circa 100 metri di profondità, si può vedere proprio su questa parete, che è una parete completamente di alabastro, proprio l'opera estrattiva, fatta dagli uomini. Degli uomini nell'antica Roma, nel primo secolo d.C., che si estraeva l'alabastro, si portava in superficie. C'è una serie di scalini che collegano fino all'apertura della grotta, proprio per portare fuori tutto il materiale cavato dal fondo della grotta. L'alabastro serviva per fare statue, per fare aquile imperiali, veniva molto usato nel primo secolo d.C., specialmente proprio sotto l'imperatore Domiziano si usava molto questa cava. L'alabastro nella nostra zona, nelle zone nostre, è molto raro. Le altre cave si trovano in Toscana, nelle zone nostre sono poche le cave di alabastro, e una è questa. La grotta è stata sempre conosciuta nel Medioevo, nel tardo Medioevo. Proprio c'è un rilievo cartografico del 1650 di questa grotta, uno dei rilievi cartografici più vecchi che ci sono. E poi nell'Ottocento riscuote tantissimo successo perché Tivoli venne insignita del Grand Tour e è conosciuta agli inglesi, ai tedeschi. E collegandoci proprio a un inglese, un esploratore inglese che si è calato con una specie di gabbia nella grotta, è riuscito a esplorarla. Ultimamente degli speleologi romani hanno anche ritrovato la gabbia dove si è calato questo avventuriero, questo inglese.